festeggiato un po' così calorosamente. Allora, vediamo se tutto funziona. Massimo Penso, buon pomeriggio. Buon pomeriggio a te Roberto e a tutti i Radio Web ascoltatori. Oh, il buon pomeriggio lo diamo come ospite a Gabriele Tarangelo di Sport Radio, che è una emittente consociata col nostro consorzio Sport Radio del signor Fabio Pezzotti. Ciao Fabio, che si sta godendo la costa amalfitana, beato lui, ho un pizzico di invidia. Però noi abbiamo oggi ospite il signor Gabriele Tarangelo. Gabriele, ci sei? Buon pomeriggio. Buon pomeriggio Roberto, un caloroso saluto a te e ben connessi a tutti quei bravi ascoltatori di Radio 1 ovviamente. Massimo, tu hai sentito bene la voce di Gabriele? Ho sentito perfettamente, sì. Allora Gabriele, intanto piacere di conoscerti, anche se solo a livello telefonico, perché fino a ieri sera parlavamo solo con i messaggi dei files, perché noi ospitiamo anche i files di Sport Radio nel nostro circuito e sappiamo che Gabriele, se non vado errato, fa parte della redazione sportiva di Sport Radio, giusto? Correttamente, esattamente Roberto, faccio parte della redazione Sport Radio. Con un occhio particolare verso la S Roma magari, no? Ovviamente sì, assolutamente la S Roma soprattutto, ovviamente. Ovviamente, e ovviamente magari. Come l'occhio che... passa tutto, no? Dopo si ricomincia da capo, certo. Si ricomincia a tifare e guai a chi ce la tocca la Roma. Lo possiamo fare noi perché è la nostra, è un nostro familiare la Roma. E non lo può fare chi sta esternamente, perché io lotto contro tutti quelli che la offendono esternamente e anche tra gli stessi tifosi della Roma, che molte volte non aspettano altro che la Roma perda per insultarla. E quindi io questo non lo accetto, non lo condivido, primo perché stiamo parlando di calcio, non stiamo parlando della guerra atomica, né tantomeno di qualsiasi altra cosa importante. È una cosa ludica che per noi diventa importante perché ci siamo affezionati. Però dobbiamo ricondurre male, sono con la testa altrove. Non va. C'è più di qualcosa che non va, Roberto, purtroppo. Nel calcio moderno soprattutto bisogna correre, bisogna sempre dare il massimo, l'abbiamo visto anche ieri. Sappiamo ovviamente che i valori tecnici dell'Udinese sono nettamente inferiori sulla carta ai valori della rosa romanista, ovviamente. Però in questo caso abbiamo visto che comunque non basta, come nel calcio moderno. Senza dimenticarci che parlava di destini destri in questo caso, quindi abbiamo citato questi fantastici giocatori, ovviamente ironicamente parlando. Io in principio come sapete, lui lo disse in una conferenza stampa, a me il Pallotta mi aveva detto che voleva giocare con i giovani. E con i giovani non si vince, allora io e lui che sono andato, Spalletti è andato via, ci vogliono i giovani, ma i giovani vanno fatti crescere, a meno che non siano dei fenomeni, va bene? E ci vogliono giocatori, la Roma ha depauperato un patrimonio di giocatori incredibile, se noi andiamo a fare la formazione dei giocatori che ha dato via la Roma, io credo che non ci sia Juventus, o quantomeno a livello della Juventus. Se non...